Amazing Grace, how sweet the sound. Il concerto del gruppo musicale salernitano Non Solo Gospel nella chiesa di San Francesco ha concluso tra gli applausi del pubblico presente la riuscitissima prima edizione di Alla tavola della principessa Costanza Winter Edition, che ha animato gli ultimi giorni del 2019 a Teggiano. Tanti gli eventi e gli appuntamenti che a partire dal 21 dicembre hanno visto protagonista la città d'arte del Vallo di Diano. Mercatini, antichi mestieri medievali, animazioni e concerti. Ovviamente a fare la parte del leone, ancora una volta, è stato il centro storico, che in tre diverse giornate ha riproposto le atmosfere della kermesse Regina dell'Estate Campana, dedicata all'amatissima principessa Costanza in versione natalizia. In tanti non hanno voluto perdersi l'inedito appuntamento, accorrendo appositamente nel Vallo di Diano già a partire dall'esordio nella giornata di Santo Stefano. Successivamente, in una Teggiano straordinariamente suggestiva, con i fiocchi di neve ad imbiancare e rendere ancora più stupefacente l'atmosfera di Piazza San Cono, sabato 28 dicembre un manipolo di eroi ha reso omaggio alla Natività, onorando il coraggioso pubblico presente. Quando c'è sinergia tra enti e tra associazione, quale in questo momento la Proluco di Teggiano insieme al Comune di Teggiano, noi abbiamo messo in modo un meccanismo per capire realmente se in inverno si può fare turismo oppure no. Beh, i risultati ci sono stati, abbiamo avuto risposta, c'è stata presenza, questo significa che insomma quando ci si lavora su un progetto serio i risultati si portano. Che dire, quest'anno serve come un'apripista, vediamo per l'anno prossimo come ci dobbiamo organizzare insieme alla Prologue. Io sono contento di una sola cosa, che è nata una vera sinergia tra la Prologue e il Comune di Teggiano, una sinergia che portiamo turismo, portiamo idee, progetti su tutto il territorio a 360 gradi. Dico sempre che la manifestazione alla tavola della principessa Costanza non è solo del Comune di Teggiano, ma bensì è di tutto il territorio, perché quando arriva presenza su tutto il territorio significa che c'è attenzione verso un territorio dove ha tanto da poter esporre a chi ha voglia di scoprire sempre nuove mete. Un successo inaspettato, nel senso che la prima giornata ha avuto tanti turisti, tanti spettatori, tanta gente è venuta. I coraggiosi hanno voluto a tutti i costi partecipare a questa iniziativa. Questo dimostra che l'intuizione è positiva, cioè sicuramente l'immaginare di favorire queste iniziative anche nel periodo invernale, cercando sempre di far rivivere dei momenti importanti della nostra storia per favorire le nostre tradizioni, la nostra cultura, è un dato oggettivamente importante che riscuote successo. Quindi dobbiamo riflettere su questo e immaginare anche di fare degli investimenti nei prossimi anni. Io ho sempre detto che queste iniziative possono avere un successo soltanto se sono in sinergia, se vengono organizzate in sinergia con enti comunali, sovracomunali, eccetera. Quindi sicuramente quest'anno è andata molto bene e dobbiamo lavorare per costruire sempre altre iniziative in sinergia. Per questa Costanza Edition Winter abbiamo pensato di fare tre principesse. Abbiamo dato la possibilità a tre giovani ragazze di vivere un sogno. La prima sera la principessa era Maria Elena Federico, una ragazza bella, alta, con un ottimo portamento, e il principe era Tommaso Mancieri. E Tommaso lavora a Roma, quindi è andato via. Allora da questo abbiamo pensato di alternare le tre serate. Ieri sera è stata Arianna Giardù e Rocco Pio De Paola. Ringrazio soprattutto la Prologue per avermi dato questa opportunità, perché credo che tutte le ragazzine di Teggiano sperano che un giorno diventeranno principesse. Una grande emozione fare il principe, è un grande onore.